Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Oggi andiamo a vedere un nuovo titolo che è Divide by Sheep. Andremo a vedere un video molto veloce, così tanto per dare un'occhiata al gioco. La prima volta che lo avvio, infatti sto vedendo un po' come funzionia. Tra le opzioni, vabbè, possiamo regolare solo il volume dell'audio. Abbassiamo un po' la musica che trapana il cervello. Cosa possiamo fare? Mi scusi. Ah, ok, questi sono i vari livelli che possiamo andare a sbloccare. Va bene. Sì, è ancora in fase di sviluppo ed accesso anticipato il titolo. Va bene, possiamo partire qui, mi scusi. Dov'è? Ok. Va bene. Vediamo un po' come funzionia. Non so. Ok, andiamo direttamente a selezionare il primo livello da qui. Va bene, vediamo. Mi spiega cosa dobbiamo fare, mi scusi. Ok, c'è la morte un po' così triste. Cos'è? Le bestie che... ok. Non è molto tranquilla quella pecora. Allora... Ah, dobbiamo portare le pecore in salvo. Ok, allora, momento. È così? Ah, perfetto. E poi di nuovo qui. Ah, perfetto. Bene. Andiamo con le altre? Tipo così? Di nuovo. Bene. E presumo che dobbiamo fare una cosa del genere. Momento, adesso scopriremo bene il meccanismo del gioco. Perché... andiamo al prossimo. Presumo che si farà sempre più cattivo. Vai. Vai. Sto cercando di vedere se 2 e 4. Scusi, ma va bene. Ah no, aspettate, lì non c'è spazio. Momento, perché queste sono qua. Ah, non c'è spazio, che cazzo dico. Non è vero, non c'era spazio, è caduta una... Aspettate, abbiamo perso una... Ah, ok, ecco qual era l'obiettivo, allora. Cercare di salvarne il più possibile. Bene, una l'abbiamo persa, direi. Ma tipo posso fare anche una cosa così? Così magari ci risparmiamo le barchette. Anche perché ne sono tre qui di barchette. Quindi se lo... Però ci ha dato l'obiettivo fallito. Ah, perché una... Aspetta, forse ho capito. Una volta ne dovevamo portare due, una volta quattro e una volta sei. Quindi in teoria se facciamo così ci fa... Vabbè, il 4 ci può stare. È il 6 che ci fallisce presumibilmente. Ok, quindi dobbiamo fare noi delle combinazioni. Ce ne mancano due. Va bene, adesso lo sappiamo, ripartiamo. Dobbiamo mandarne prima due, quindi... Prego. E ci siamo, quindi dobbiamo farlo anche in ordine. 4. E ci siamo. Sacrificheremo delle povere pecore. 4. Ci sono ancora due spazi, ci buttiamo queste. Là. E là. Sì, ok. Siamo dei pastori. Non lo so. Stiamo cercando di salvare delle pecore. Che cos'è? Adesso qua. E come cazzo facciamo a mandarcene 4 se ce ne entrano al massimo? Ah no, però comunque possiamo fare anche così. Aspetti, le lancio questa. Adesso una. Perfetto. E poi 5, che facciamo con calma, perché queste sono 3. Aspetti, le mando anche le altre due. Le invio le altre pecore. E ok. Sì. Vabbè, è un giochino molto così, molto easy. Vedremo se più avanti sarà. Vai. Adesso ne dobbiamo mandare 3. Quindi dobbiamo tipo fare così per sacrificarne 2. Presumo di sì. Ok, adesso dobbiamo mandarne 4 e poi 2. Si può fare, si può fare. Così.
Prego, raggiunga il gruppo. Mi spiace per quelle che stanno morendo in modo abusivo. E poi ne dobbiamo mandare due, quindi facciamo così. Perfetto. Ma che cos'è? Quanta cattiveria. Avanti, il prossimo. Aia. Ok, inizia. C'è il filo spinato adesso. Sei. Momento, perché qua sono già troppe queste. E cioè, tipo, posso. Che succede così? Ah no, non vanno proprio. E allora faccio così, scusate. Fate pazienza, ma. Eh no, poi le altre 4 come cazzo ce le mandiamo? Abbiamo toppato. No, momento. Ripetiamo un attimo la cosa. Allora, buttiamo queste qui. E una ce la siamo giocata, ma non fa niente. Questa la mandiamo qui. Poi dobbiamo inviarne 4, quindi. Se io faccio così, ne rimangono le 6 che dobbiamo mandare adesso. Ok. Così. Cazzo. Perché se andiamo qua una la buttiamo a mare. Vacca traia. E quindi poi non fu un'onzia. Perché adesso ne possiamo anche mandare 3. Ma. Cioè 3 nel senso. Facciamo così. E ce ne abbiamo 4. Ma quelle sono morte. Maledizione. Ok, inizia a diventare complicata la cosa. Secondo me è troppo sacrificio qui. Non so se come ne facciamo così. Poi il gruppo da 4 ce l'abbiamo. Così abbiamo il gruppo da 6. Devo fare un attimo così, secondo me. Perfetto. Spostatevi un attimo perché abbiamo necessità di far andare prima queste 3. Sì, è diciamo un po' puzzle game con combinazioni di pecore così random. E presumo che la cosa si farà sempre più complicata. Vai. Avanti il prossimo. Combinazione 6. 6 3 2. Allora qui dobbiamo buttarcene 3. Se facciamo tipo così. Ok, una ce la siamo giocata. Poi là ci abbiamo 3. E sì, si può fare. Si può fare. Ok, qui ne abbiamo 6. Poi ti mando le 3 e poi le 2. Sì, diciamo che è meglio farle cadere in acqua dopo che sono andate in una zona già piena di altre, perché ti dà dei punti in più rispetto a... Va bene. Aia, esorci cattivi? Cos'è? Ma tipo ce le mangiano, non ho capito. Ne dobbiamo mandare 2, quindi tipo così. Ah, ok. Poi 4. E poi altre 4, cazzo. Il problema sta in queste, perché ok, abbiamo fatto una cazzata. Dobbiamo far passare prima queste. Momento. Ripartiamo. Vabbè, la prima con le 2 l'abbiamo capita. No, in realtà è uguale, perché comunque queste sono parecchie. Al massimo possiamo fare così. 2 mangiate. Queste adesso sono felici, quindi in teoria non dovrebbero mangiarceli. Poi
4 e altre 4. Ok, perfetto, quindi va bene così. Vabbè, facciamoci qualche altro livello così random. Dobbiamo andarne 5. Queste sono 5. Dobbiamo sempre passare da lì in mezzo. 1 è l'uno che crea dei problemi, secondo me. Cioè, uno qua ci rimane, ok, ci può stare. Se facciamo tipo una cosa del genere. Questo lo mandiamo qui e i 5 ce li abbiamo. Poi dobbiamo mandarne uno e poi 3. Proviamo. Facciamo una cosa tecnico-tattica. Questi li mandiamo un attimo qua. Vabbè, possiamo anche fare una cosa abusiva così, sti cazzi. Volevo cercare di salvare qualcosina in più, ma va bene uguale. Avanti il prossimo. Puoi mandarne 4, 3 e 2. 4, 3, 2, ok, allora. E le 4 ci sono. Aspettate, no? Ho fatto una cazzata, perché qua comunque... No, poi vanno a finire a mare, mi sa che abbiamo sbagliato. Un attimo, allora, aspettate. Vediamo un po' se riusciamo a mandare... quelle tre da qualche parte, tipo facendo così... Ok, e poi ributtiamo queste sotto. Perfetto. Ok. Bisogna sacrificare qualche bestiola per poter arrivare alla parte finale. Va bene, andiamo al prossimo. Mamma mia. 5, 3, 4. Aspetta, nel senso ci dobbiamo portare questi? Non l'ho capito. Ah, sì. Cioè, tipo? E quando ne... Ah. Ora ne devo mandare 3. Quindi, in teoria, dovrei... no, però non... Poi non combacio... No, forse sì, forse sì. Ok, quindi poi ci fa portare anche questi altri tipi. Il problema è che questi adesso sono 5 pecore, me ne servono 4 in realtà. Quindi dobbiamo, qua dobbiamo aspettare. Facciamo una cosa, visto che 2, 4, ne dobbiamo togliere 2, quindi noi facciamo così. Due di questi le faccio bagnare, sti cazzi. Queste le ributtiamo qua e ce ne abbiamo 4. Poi questi facciamo così. E sono 3. Questi sono 5. E li buttiamo. 5. 3. E le nostre 4 pecore. Quindi direi che ci siamo. Ok, perfetto. Fatto anche questo. Bene, vabbè ragazzi, a questo punto io direi che ci possiamo salutare qui con questo gioco. Direi che possiamo tornare al menu principale. Si può? Si può tornare al menu principale di Divide by Ship? Va bene, no, forse no, non lo so, non saprei. Forse da qui, schippiamo da qui, schippiamo da qui, schippiamo... No, non lo so come si torna al menu principale. Comunque ragazzi, questo era Divide by Ship. Un gioco abbastanza così per perdere qualche oretta con un puzzle game a tema delle pecore che non riusciamo
riusciamo a salvare tutte, ma va bene, alcune vanno sacrificate per le altre. Va bene, dai, noi ci vediamo allora con i prossimi video, ragazzi. Cercherò di portarvi qualche giochino, così ne ho diversi un po' accumulati su Steam, quindi magari ve li porterò nel prossimo periodo. Voi mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra, seguitemi anche sul primo canale. Un saluto a tutti da quel tale Ale.